Mirza Alibegovic allora è arrivato con la nomea di uomo che non ha paura a prendersi le sue responsabilità. Questa sera l'abbiamo visto, insomma, in ogni momento difficile non hai mai avuto paura a tirare, a prenderti delle conclusioni anche difficili e alcune veramente di un peso specifico enorme. Pensiamo soprattutto all'ultimo quarto, quando la Juve era davanti e con la tua bomba hai rimesso in carreggiata la tua squadra. Era questo quello che volevi dare ai tuoi tifosi come biglietto di benvenuto? Ma guarda, ti dico, sinceramente sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, nonostante era anche un derby, quindi sapevamo che comunque la Juve sarebbe venuta qua col coltello tra i denti e non ci avrebbe regalato niente. Ovviamente siamo ancora in pre-season, ovviamente bisogna ancora continuare a costruire la squadra, ovviamente abbiamo tanti giocatori di talento, tanti giocatori atletici, tanti giocatori ormai che conoscono questo campionato, quindi credo che dobbiamo essere bravi tutti noi a dividerci le responsabilità tra di noi, nel senso che comunque alla fine è una squadra forte, però dobbiamo giocare di squadra, nel senso alcuni frangenti magari un po'... Non è che non volevamo passarci la palla, però siamo andati un po' in tiro quando ci hanno iniziato a mettere la mani addosso. Quindi dobbiamo essere più bravi, più calmi in alcune situazioni e andrà bene, secondo me. Ecco, probabilmente era proprio quello che ti volevo chiedere, perché quello che si è visto nei primi due quarti era una squadra che si passava molto la palla, avete fatto dei buoni recuperi costringendo la Juve a tante palle perse. Sì. Poi nel terzo quarto, quando loro hanno aumentato l'aggressività, forse vi siete intestarditi un po' troppo al tiro dal perimetro, non sempre con molta fortuna, e quindi chiaramente poi sono saltati un po' gli schemi. No, assolutamente, infatti non ci sono giocatori egoisti in questa squadra qua, solo che in alcuni momenti, quando magari anche l'ossigeno inizia a calare, dobbiamo essere più bravi, più diciamo esperti, anche comunque se è una squadra molto giovane, dobbiamo sapere dove andare in alcuni frangenti della partita, soprattutto quando siamo in difficoltà. Ecco, poi una cosa su cui invece vorrei porre l'accento è stata la presenza mentale, perché appunto, a parte qualche sbandamento come hai sottolineato prima tu, poi nel momento più difficile con la Juve, che non solo aveva rimontato e pareggiato ma aveva anche messo il naso davanti, siete stati bravi poi a trovare delle soluzioni più semplici per attaccare il ferro e portarvi avanti, e poi chiaramente il finale si è scritto con i liberi di Davide che praticamente sì, alla fine vi ha portato sul più 6 dandovi la sicurezza, quindi questo sicuramente è uno dei punti da cui ripartire. Ma ti dico, io questi giocatori qua con cui sto giocando quest'anno, ormai ci ho giocato da tanti anni, quindi li conosco, hanno gli attributi, quindi sono sicuro che sapranno farsi valere ogni partita. Ovviamente siamo stati bravi nel momento in cui loro sono andati con il naso avanti a rimanere, diciamo, calmi e continuare a fare le nostre cose. Alla fine è venuto fuori due tiri giusti, diciamo, coi piedi per terra, due azioni difensive buone e abbiamo portato a casa la partita. Dicevamo anche prima con i tuoi avversari che chiaramente questa Supercoppa è anche un test fisico-atletico, perché giocate tre partite in una settimana, adesso mercoledì vi aspetta una trasferta, quindi era importantissimo partire bene in casa, nell'unica partita in casa che avrete, e poi adesso mercoledì si va a Piacenza per una partita fondamentale. No, assolutamente, comunque i carichi sono molto alti, comunque siamo ancora in pre-season, quindi ovviamente le nostre gambe comunque non sono quelle che saranno magari a dicembre, gennaio ovviamente. Quindi l'importante era comunque vincere la partita, ovviamente. Poi belli da vedere, ci penseremo poi. Ora conta solo vincere le partite, che è la cosa più importante per tutti. E allora, come si suol dire banalmente, buona la prima, noi ti facciamo i complimenti, grazie mille, alla prossima. Grazie, ciao.